Buon pomeriggio a Massimo Bomba, lei è presidente della Lega Internazionale per i diritti dell'uomo, LIDU, per l'Abruzzo e il Molise. Sta terminando la fase più intensa dell'emergenza Covid-19 e si presenta una difficile ripartenza. La vostra associazione teme che il perdurare della crisi permetta alla criminalità di allargare le sue iniziative? Come contrastare questo pericolo? Allora, se mi è concesso brevemente, faccio una premessa sulle finalità dell'associazione della LIDU. Allora, la LIDU promuove la conoscenza e la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e nella comunità internazionale, secondo il diritto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad ogni individuo, quindi, spettano tutti i diritti delle libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di pensiero, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica, di altro genere. Insomma, questa è in sostanza la nostra battaglia, che facciamo su questi solidi principi da sempre. Le iniziative che abbiamo intrapreso, appunto quella del servizio, di assistenza per fronteggiare la crisi economica da Covid-19, quindi l'istituzione dell'osservatorio LIDU sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione e sovraindebitamento, è quella che poi abbiamo messo in piedi in pochi giorni fa. Faccio un brevissimo passo indietro per dire che le iniziative che la LIDU ha intrapreso in quest'ultimo periodo sono diverse, anche in questi ultimi anni, ma in questo periodo sono diverse. La penultima è abbiamo istituito un'assistenza psicologica gratuita telefonica per fronteggiare la crisi da Covid-19 per le persone che comunque in questo momento sono in difficoltà, erano in difficoltà dovuto al fatto di essere rinchiusi, insomma, nelle proprie case, già chi aveva già delle difficoltà psicologiche, eccetera. Quindi abbiamo istituito un pronto CAP, che è un'assistenza proprio alle persone con questi problemi di psicologici, di ansia, depressione, eccetera. Proprio CAP sta per coordinamento, assistenza psicologica, e con questa iniziativa abbiamo avuto anche l'alto patrocinio della regione Molise e della regione Abruzzo. Tant'è che con il presidente della regione Molise poi abbiamo avuto in questi ultimi giorni contatti diretti proprio col presidente Donato Toma sull'andamento dell'emergenza del Covid-19. Sta causando a tanti cittadini, a tante imprese, imprenditori, delle difficoltà economiche e finanziarie molto, molto pesanti. La LIDU, Abruzzo e Molise, Lega Internazionale dei diritti dell'uomo, ha voluto istituire un'assistenza, un supporto ai più deboli in questo senso, cercando di evitare che cadano nelle mani degli usurai. Come? Attualmente, come è nata l'idea? L'idea è nata dalla forte richiesta che c'è stata in questi giorni. Siamo stati contattati da diversi cittadini che hanno trovato delle difficoltà oggettive nel chiedere finanziamenti previsti dal cosiddetto decreto liquidità, per
capirci, i prestiti di 25.000 euro agevolati. Tant'è che sul punto l'ABI è scesa in campo con una propria circolare ed ha spiegato in maniera perentoria quali sono i doveri e le regole per velocizzare l'erogazione della liquidità. Ci vogliono pratiche molto più snelle, veloci, non c'è bisogno di tutta questa che scartoffie che mettono in difficoltà i cittadini, erogazioni immediate. Quali sono le categorie che possono essere in questo momento interessate? Ma diciamo in questa fase 2, praticamente le categorie sono un po' tutte, sia gli esercizi commerciali, sia i lavoratori dipendenti, rimasti tra l'altro per lungo tempo senza cassa integrazione, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori. Sappiamo bene che quando parliamo di piccoli imprenditori, specialmente in Abruzzo, ci sono tantissime imprese a gestione familiare. Quindi qui occorrono immediatamente soldi, diciamo, liquidi per far ripartire un'attività, perché siamo 3 mesi, diciamo, fermi. Quindi occorre uno slancio di questo tipo per far fronte sia ai debiti che si sono accumulati, ma anche e soprattutto per rilanciare le attività e le aziende. Bene, ringraziamo Massimo Bomba, presidente della Lega Internazionale per i diritti dell'uomo, LIDU Abruzzo e Molise. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e buona serata.